nasce oggi il sapore di brodo completo. Brodo vero Maggi. Oggi ritorna il Dado Maggi, brodo vero Maggi, preparato per brodo dal sapore completo perché ha le giuste verdure del brodo. Sapore di brodo completo. Brodo vero Maggi. Brodo vero Maggi, meglio la tradizione, meglio Maggi. Tre consigli Neo Emoform per la salute dei vostri denti. Questa sera Neo Emoform, per disinfettare e proteggere i denti durante la notte. Domani mattina Neo Emoform per rimuovere e prevenire la placca batterica. E dopo il pasto di mezzogiorno, Neo Emoform per evitare la formazione della placca, causa principale di carie e gengive infiammate. Neo Emoform, dentifricio disinfettante, solo in farmacia. Seguire attentamente le avvertenze e le modalità d'uso. E dopo, a casa, il calore di vecchia Romagna. Il calore di un grande, nobile brandy. Vecchia Romagna etichetta nera, il brandy che crea un'atmosfera. Tanti baci inaspettati, oppure li puoi dare concertati. Sul lavoro e in compagnia, un bacio fa scattare l'allegria. Le mie mani danno baci e tutti quanti sono più felici. Sanno sempre cosa dire. I baci sanno sempre cosa dire. Lasciali parlare. Che oggi sempre più donne cambiano detersivo. Ce lo dice la signora Brambilla. Certo, il Dixan mi ha convinto proprio quando l'ho visto lavorare sui tovagliati. 8 persone a tavola, si figuri, tovaglie e tovaglioli infiorati di ogni tipo di sporco. E con una macchinata piena così, anche la tovaglia più conciata esce senza un'ombra col Dixan. Guardi, se questa le sembra lavata con quel carico lì. Per me, niente lava meglio del Dixan. Per la signora Brambilla, niente lava meglio del Dixan. E voi, cosa aspettate a... Trasmettiamo Appuntamento al cinema, a cura dell'Ani Kagis. Un giornalista, un grosso giornalista in una grande città. Ha amicizie molto altolocate che lo mandano in vacanza anche se lui non lo ha chiesto. Le montagne rocciose. Allora ti interessa? Buonanotte. Senta, lei vada pure. Mi lasci qui a morire. L'ho sognato per tutta la mia vita di morire sulle montagne. Lei studia il comportamento delle aquile. È un'esperta in materia. E non ammette trasgressioni da parte di nessuno. Lei respira aria pura. Fa un grosso sbaglio a fumare. Lui solo nicotina. Niente da fare. Sono 13 anni che il dottore mi dice che devo smettere, ma io... A lui capita di perdere la sua sicurezza. Devo andare ora. Ci vediamo. Prendi pure tutto quello che vuoi e chiudi quando esci, ok? E alla fine lei sarà costretta ad occuparsi anche di lui
nel momento del bisogno. John Belushi, Blair Brown, Chiamami Aquila. La Metro Goldwyn Mayer presenta Jacqueline Bisset e Candice Bergen in Ricche e Famose, la storia di due donne che sapevano che cosa volevano dalla vita, dalla propria e da quella dell'altra. Fin dall'inizio, Liz e Mary sapevano che sarebbero rimaste amiche per sempre. Liz, la prossima volta che ci vediamo io sarò una signora sposata. No, dico, ci pensi. E io invece sarò una signora non sposata. Ma non avevano previsto cosa sarebbe successo. Questo è un romanzo. Che cosa stupenda. È una scena dei tuoi libri, Mary Noel. E non è roba stupida, è solo schifezza. Schifezza di successo, però! Ah. Quanti uomini ti sei portata a letto? 3 scaricatori e un fantino, ma mai tuo marito! Credevo che volessi... Ho finito. Senza di me. Ma dite che cerchi di vivere la tua vita attraverso la mia pelle. Ah, se io avessi la tua pelle ne avrei un po' più cura. Vorrei tanto capirvi voi due. Sarebbe fatica sprecata. Non ci conosciamo neanche noi. Io credo che siamo arrivati a una seria congiuntura delle nostre vite in cui dovremmo esaminare i termini della nostra amicizia. Quello che mi strabilia è che tu non hai idea del perché ti odio veramente a questo punto. Dammi quell'orsacciotto! Non è per la tua gelosia, per il mio lavoro! Dai! Ma perché... Lavoro. Certe amicizie superano ogni difficoltà. Anche quelle di essere ricche e famose. Jacqueline Bisset, Candice Bergen, Ricche e Famose. La Columbia Pictures presenta Heavy Metal. Un viaggio oltre il futuro, in un universo che non avete mai visto prima d'ora. Siamo stati un po' troppo bruschi, forse. Mi dispiace tanto. Dispiace a te, figurati a me. Adesso lo devo rimettere insieme, questo stronzo. Un universo di mistero. Morte a tutti coloro che ci ostacolano! Un universo di terrore e di violenza. Un universo di passione e di fantasia. La ragazza! Bravo, come sei coraggioso. Guardie, castratelo. Non avevo mai provato un piacere così intenso. Naturale, io sono stato programmato per un'efficienza sessuale di prim'ordine. Continuiamo a vederci. Un film che va ben oltre la fantascienza. Heavy Metal. Verso di magia. Heavy Metal. Va ora in onda l'ottava ed ultima puntata del programma L'usignolo dell'imperatore, intellettuali e potere in Italia negli anni 60, dal titolo I magnifici 60. Que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. On change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.
like to hear them best that way. It doesn't matter what they mean. She says them mostly just to calm me down. And I feel fine anytime she's around me now. She's around me now almost all the time. And if I'm well, you can tell she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time. And I feel fine. Pieno centro-sinistra, si punta su un'Italia riformata e programmata, e siccome siamo in piena espansione, su una fabbrica meno conflittuale. Insomma, un'Italia moderna e perciò integrata. Invece non avverrà così, perché? Quali sono i segni che la previsione non funziona? Ma i segni sono parecchi, direi vistosi, anche se la sinistra italiana e lo stesso movimento sindacale tarda a prenderne coscienza e anche a percepirle in un primo momento. Beh, sta avvenendo all'inizio degli anni 60 un cambiamento profondo nella composizione sociale, intanto delle classi lavoratrici. Alcuni grandi fenomeni migratori dal sud al nord stanno giungendo a compimento e portando ad un salto di qualità proprio anche nella composizione generazionale dei lavoratori nei grandi centri industriali del nord. Avete un operaio diverso davanti? Abbiamo un operaio diverso davanti, un operaio diverso e anche un italiano diverso. Voglio dire, abbiamo l'ingresso nelle fabbriche di giovani forze di lavoro che non hanno una tradizione di lavoro industriale, ma non hanno neanche la tradizione, la memoria delle sconfitte degli anni 50. Degli anni 50, non hanno neanche la memoria delle divisioni che esistono nel movimento sindacale e nella sinistra politica. È una giovane generazione che nello stesso tempo già risente di un livello di scolarizzazione più alto delle generazioni operaie precedenti, recepisce un certo livello di cultura media che nella società è venuta avanti anche attraverso i mass media, attraverso lo sviluppo della televisione. E quindi vive nella grande fabbrica soprattutto un impatto e una contraddizione che diventano poi rapidamente esplosive. Quando ve ne accorgete? Su quali vertenze in particolare? Ma vi sono alcuni primi segni intorno proprio all'inizio degli anni 60 che vedono appunto giovani forze protagoniste di lotte sindacali anche tradizionali, e soprattutto che vedono questi giovani in condizione di mutare il segno del conflitto e di farlo approdare anche ad altri risultati. Si può ricordare una lotta che rimarrà secondo me nella storia del movimento sindacale italiano, Alfa Romeo, che riguardava problemi di controllo delle ore straordinarie, il lavoro domenicale, soprattutto per il lavoratore della catena. Ecco, su questi temi non è esploso soltanto un conflitto fra
lavoratori, direzione aziendale, ma un conflitto in seno alla classe lavoratrice. Si può dire in questo senso fra giovani e lavoratori più anziani, laddove i valori della conquista del tempo libero, della difesa di una certa condizione di lavoro, del rifiuto di monetizzarle, come si cioè, dirà poi. Cioè i vecchi hanno disposto a lavorare la domenica per più soldi e i giovani assolutamente no. Sì, i giovani assolutamente no. Assolutamente no. Si può ricordare la lotta degli elettromeccanici di Milano, siamo ancora appunto nel 61, 60-61, su un tema come quello della riduzione degli orari di lavoro, che rappresentò un elemento di rottura anche proprio nella tematica rivendicativa. Ma secondo me lo stesso luglio 60... Le magliette, i giovani che scendono in strada, che esprimono non soltanto un momento di rivolta antifascista, ma l'affermazione di una presenza, di una volontà di partecipazione al governo politico del paese. Proprio. E questo da Genova fino alla Sicilia, fino a Roma. E sono i segni, secondo me, delle entrate in campo proprio di un nuovo tipo anche di lavoratore, che porterà rapidamente ad una radicalizzazione dello scontro sociale, secondo me soprattutto su temi di libertà, di autogoverno, di potere. Anche la ripresa della Fiat nasce su questo, secondo te? Beh, la ripresa della Fiat avrà proprio un carattere, si può dire, drammatico nelle lotte del 62 e del 63 proprio per questi motivi. Io credo che la lotta del 62 alla Fiat, la rottura di 10 anni di paralisi e di repressione alla Fiat sono stati vissuti come nessuna lotta anche degli anni più vicini a noi, possiamo pensare alle battaglie del 69, come nessuna di queste lotte è stata vissuta dalla classe operaia di allora. Senti, questo nella sinistra come è recepito? Che cosa capisce la sinistra di questo mutamento sociale che viene in atto? Come risponde? Come il suo dibattito, come la sua cultura reagisce a questi dati? E come si riflette questo tipo di realtà nel suo dibattito interno? Ma io credo che anche qui forse bisogna distinguere fra il